trattaci male, ma trattaci male. No, perché dice che più so arti e più attirano l'omini. Scusate, capisco che questa sera sono un pochino troppo vestita, ma purtroppo si avvicina l'autunno e capace che rischio che mi si infiamma l'inguine, quindi ho scelto una cosa. Guardate che la sensualità per rimorchiare non è tanto importante, lo dico per noi donne, non è tanto importante l'abbigliamento, il trucco, i capelli. Chi te dà una mano è la borsa. Che a Roma diventa borsa. KZ, a Z ti ammazza quanto pesa la borsa, che c'hai i San Pietrini dentro. Solo che, vabbè, dai, fatelo, dai, sennò pare brutto. Quando esco di casa, la prima cosa è la scelta della borsa importante. Allora pensi, che faccio, via pochette? Solo che la pochette è piccola. Che manca il telefono decentra. Che più delle volte fai prima a mettere la pochette dentro al telefono. Che poi ci avete fatto caso, la pochette c'ha il manico corto, che camminano tutti così, tutti. E pare se stiamo tutti a misura la febbre. Quella te la puoi mettere se c'hai delle origini egiziane, capito? Walk like an Egyptian. Lascia fare, lascia perdere, perché noi donne, se sa da che mondo è mondo, siamo de manica larga, ma pure la tracolla deve essere larga, il manico da borsa deve essere largo, un richiamo praticamente all'arco de Ponte Mirdio. Io prediligo la borsa quella grossa, quella sformata, quello che dentro c'è sta tutta la roba cianfrusaglia buttata dentro così, che se la guardi bene ti ricorda la pappagorgia di zia Lucia. Modello porta portese. Quella che se te fermano uno che te vuole scippare e te dice: ah, o la borsa o la vita. Tu dici: ah, borsa. Diciamo, per carità, se questa borsa pensa come c'hai la vita, mori ammazzato. Scelta la borsa, KS. La tattica è sempre quella: come posso fare per rimorchiare? Qui te viene in aiuto il piede che te è amico. Perché tu, quando che stai in giro e trovi qualcuno che ti piace, a quel punto che fai? Poggi di tacco e alzi di punta. Per far sostegno, tu piazzi la borsa e lì parte la fase del rimorchio. Zra. Fai finta di cercare qualcosa. Lì te devi anche già, dice, ma non sta nei chiavi, ciao qua. Nella speranza che qualcuno passi e noti il retrotreno, capito? Ma mi raccomando, dovete fare angolo retto. Tanto il più delle volte di dietro ci va l'angolo ottuso, che non te se fila te pezza, mori ammazzato. L'altro giorno, per esempio, stavo camminando per Roma discreta, come faccio solitamente, né che Matteo. Stavo camminando, mulinando a borsa. Pensa male che te rovino. Mulinavo con sta borsa e quando passo io se cascavano tutti come birilli, sembrava una puntata di Squid Game. A un certo punto, mentre mulinavo con la borsa, una luce intensa che mi illuminava, era un autobus che piava fuoco, no? Io... e... e tutti flash, sco, 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 e io che mi tiravo le pose, più delle volte, perché erano le scarpe, che io pensavo i paparazzi, ma di che, era l'autovelox sul Lungotevere, morì ammazzata, 100 euro di multa mi ha fatto, eccesso di sensualità. Però vabbè, comunque, mentre camminavo da lontano, chi te vedo? Uno con una camicia sbottonata che metteva tutto quanto in risalto sto pelo villoso coltivato tipo a prato inglese. Gli avambracci selvaggi coltivati a foresta pluviale, praticamente un incrocio tra Wimbledon e l'Amazzonia.
Lui che mi si avvicina, io che l'aspettavo da una cifra di tempo. Praticamente come Tristano cerca Isotta. Sì, praticamente come Tristano, Isotta, Romeo e Giulietta, Ercono, Capanna, Ercacio che è per il culo che ha la camicia, insomma, se siamo capiti. Ma è partita. Un freddo qui dentro. Mi è partita una botta di poesia e a un certo punto, per facilitargli il compito, ho ripetuto Zra. Stava a cercare una cosa. E ho cominciato a tirar fuori altri oggetti, un phone, un rossetto, un fard, una spazzola. Passa uno, mi fa, oh, ma che hai scippato platinette? Te ne devi andare! Non c'entri niente, te! Ti ammerare. Niente, ma ripiazzo, borobung, e ricomincio a tirar fuori un ombrellone, una cassapanca, un mazzo di chiavi di una casa che avevo venuto 3 anni prima, morta. Un mio ex che mi aveva lasciato 4 anni fa, dico, tutto fragico, oramai mi servi più. I Jalis stavano dentro la borsa mia, dico. La gente aveva a cercare, ma che ve nascondete qua? A un certo punto, niente, questo non si decideva. Io ero arrivato al fondo, un altro po' scivar petrolio, dico, ma questo, dico, quando i cerchi di marmo invece so de goccio, l'animaccia tua. A un certo punto mi tiro su, dico, senti, amoro, è finita la borsa, che abbiamo deciso. Lui mi fa, no, ma mi scusi, tutto quanto così intimidito, ma io ero qui per dargli una mano. Una mano, ma a me mi serve né la mano né il braccio, io voglio quello che c'è sta a mezzo, ciccio, che ne è? Se n'è nato con la coda tra le gambe, mi sono ripiegato, ho rimesso dentro tutte queste sanfruciaglie nella pappagorgia del zia Luisa. A ricarica la borsa che pesava un botto, perché come dice la canzone di Noemi, nella borsa di una donna c'è tutta la sua vita dentro, ma nella mia c'è sta pure l'anima. L'anima di sti rincoglioniti che tutti a me mi capitano, vaffanculo.